Enrico. Mi hai fatto la spremuta? Stai molto bene con questo vestito. Allora ti piaccio. Ne sono contento. Io voglio piacerti sempre. Stammi a sentire, Enrico. Noi due adesso dobbiamo parlare, sia di quello che è successo che di quello che mi ha detto tua madre. Mia madre è una donna saggia che conosce la vita. E con questo che puoi dire? Che sei d'accordo con lei? Erika, stammi a sentire. Tu devi capire che avere un figlio cambia completamente la vita. Un figlio, vedi, è un ostacolo, sì, è una responsabilità così grande che non puoi assumertela da sola. E poi, cara, questo cambierebbe del tutto il nostro rapporto. E sarebbe un peccato. Non voglio che un figlio ci divida. Con te io sono felice. Mi piacciono le donne magre, lo sai. Ti voglio così. Tu mi piaci molto. Amore, io non ti voglio vedere col pancione. Enrico, in parole povere vuoi che io abortisca? È questo che vuoi? Sì, è questo. Nostro figlio non deve nascere. Tardi, eh? Bello, è davvero suggestivo. È un peccato, è stato molto bello. Adesso i bambini canteranno l'inno nazionale. Signore e signori, rappresentanti delle delegazioni straniere, la base di tutto, il primo e più importante valore che ci sia nella vita. Isola Caraibi ora festeggia la sua settimana della patria, avendo una profonda fiducia nel futuro, perché sente che l'avvenire sarà di giorno in giorno più promettente e fonte di sicurezza. Popolo di Città dei Caraibi, la mia vita è tutta dedicata alla patria e a voi. Io vivo soltanto per rendere sempre più forte e più potente il nostro paese. Voglio che questa celebrazione serva a ratificare il nobile impegno che noi abbiamo preso con la storia. Io, con il mio lavoro e con l'aiuto di tutti voi cittadini, vi giuro che riuscirò a fare di Isola Caraibi un grande esempio per tutto il nostro continente. Vi ringrazio di cuore. Viva il presidente, evviva! Un bel discorso, il migliore mai sentito. Tu non sei soltanto un valente uomo politico, sei anche un bravissimo oratore, un vero maestro. Tu mi hai ricordato i grandi Seneca e Cicerone. Che stile efficace, che immagini vivide e precise. Un discorso meraviglioso, Eugenio. Grazie. Chissà se avranno preso quei sovversivi che hanno cantato il vecchio inno invece del tuo. Eugenio, senti, il popolo ti sta acclamando. Ti applaudono come fanno per i grandi toreri alla fine di una corrida. Mi scusi, signor Presidente. Al palazzo è già tutto pronto per ricevere i delegati stranieri che saranno su io. È stata mia cura controllare che tutto fosse come lei mi aveva ordinato. Appena vorrà, inviteremo gli ospiti a seguirci al palazzo. Ti ringrazio, signore. Vi prego ora di accompagnarmi tutti al palazzo per festeggiare, come facciamo ormai da molti anni, l'inizio della settimana della patria. Mi raccomando, venite tutti. Federico, che cos'ha il torcicollo? O forse ti sei innamorato del presidente? Potresti anche occuparti di me, sono tua moglie. Enrico, amore mio, ogni volta che assisto a queste parate di militari alla presenza di ministri e ambasciatori io mi commuovo. Non so spiegarti il perché.
Chissà, forse sarà dovuto al fascino che esercita su di me il potere. Sì, cara, può essere. Invece su di me, vedi, il fascino lo esercitano soltanto le donne belle. Mm. Complimenti. Grazie. 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 Sì, certo. Ecco, lì. Siedi. Sì.